Giorgio Moffa dell'antica pizzeria Ciro Gaeta. Sono il nipote diretto di Ciro Leone, fondatore dell'antica pizzeria Trianon di Napoli in via Pietro Colletta. Siamo alla terza generazione di pizzaioli e la scelta di venire a Gaeta è stata praticamente, venendo in estate, ci siamo resi conto che una pizzeria storica napoletana vera mancava. Quindi abbiamo portato tutta la nostra tradizione ed esperienza in un luogo bellissimo dove in pratica richiama la nostra Napoli. Mio nonno è stato un precursore nell'attività di pizzeria perché, essendo un panettiere, ha sviluppato una sua tecnica di lavorazione molto particolare. Da lì è nato uno staglio molto particolare che poi abbiamo dato a tanti pizzaioli, insegnato questa particolarità, quella di stagliare la pasta quando si prepara come se stessimo mozzando la mozzarella. Lui è stato un precursore perché? Perché in pratica negli anni 50, alla fine degli anni 50, è stato il primo nel centro storico ad avere un locale con oltre 250 posti a sedere e con due forni, mentre le pizzerie di una volta erano praticamente delle salette piccole con 40-50 posti e un solo forno. Quindi lui è stato molto audace e questa audacia in pratica noi la seguiamo e siamo sempre presenti per quanto riguarda portare avanti la tradizione. Faccio parte dell'associazione Pizzerie Storiche Napoletane Le Centenarie. Sono un membro fondatore nata a dicembre del 2016. In pratica l'associazione, come tutti oramai sanno, tutela la salvaguardia innanzitutto della pizza napoletana, del pizzaiolo, quindi che è patrimonio dell'UNESCO con la stesura napoletana, e del forno a legna. Quindi sono tre componenti essenziali che la nostra associazione difenderà sempre perché crediamo che la tradizione che ci hanno tramandato i nostri avi vada salvaguardata soprattutto per i giovani. Siamo in linea con la innovazione, quindi con i nuovi prodotti, i nuovi ingredienti, la ricerca, perché il pizzaiolo è cresciuto molto negli ultimi anni, non è più un pizzaiolo ma è un vero e autentico ristoratore a 360 gradi. Quindi, ripeto, la tradizione deve salvaguardare innanzitutto la pizza e tenerla sempre, diciamo, come veramente patrimonio storico di Napoli e dei napoletani.